tema è sul brigantaggio calabrese. Si è discusso di brigantaggio e della figura di Giuseppe Musolino durante il convegno che si è tenuto ieri al complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro, dal titolo Giuseppe Musolino, eccellenza calabrese. La storia di Musolino inizia il 28 ottobre 1897, a seguito di una rissa nell'osteria della Frasca a Santo Stefano in Aspromonte. Arrestato per tentato omicidio, scappa e compie tutta una serie di assassini contro quelli che l'hanno accusato e tradito. Nascondendosi tra le montagne, nei boschi e persino nei cimiteri, godendo dell'appoggio della gente del posto, sia contadini, caprai e gente benestante, che lo vede come simbolo dell'ingiustizia in cui la Calabria allora versava. All'evento hanno partecipato il giornalista e storico Mario Saccà, l'insegnante Giuseppe Grisolia ed il pronipote del brigante Pietro Romeo. Non era nato per fare il brigante, non era nato per fare il delinquente, voleva essere un giovane tranquillo, vivere la sua vita tranquilla, amare ed essere amato. Alla sua morte i familiari hanno voluto mettere un manifesto in cui si leggeva: a lettere cubitali, Musolino amò e ebbe alto il senso di libertà e di giustizia, e oggi si può dire tutto, ma non che Musolino è stato un brigante.